Trovate tutti quanti cari amici, ma come al solito per dovere di cavalleria e di galanteria, care amiche di Total Photoshop. Oggi siamo in compagnia del nostro buon Illustrator CS5 e vi svelo questa imbarazzante verità, ossia io non sono mai stato capace in vita mia di colorare una figura. Avete presente gli album dei bambini dove ci sono i disegni semplicemente col tracciato nero e riempimento totalmente assente, e devi prendere i pennarelli e colorarci dentro rimanendo nei margini? Ecco, io dall'età di 3 anni fino ai 40 passati che ho adesso non sono mai stato capace di colorare quegli affari maledetti senza uscire dai margini. Tutto questo fino a che non ho incontrato appunto il nostro buon Illustrator CS5, che con questa simpatica funzioncina di disegno che ora vi vado ad illustrare, non a caso siamo in Illustrator, mi risolve un sacco di magagne. Allora, io c'ho qua il mio bel pesciotto, no? E la prima cosa che voglio fare è dipingere dietro il mio pesciotto. Allora, uno potrebbe dire molto amabilmente che per esempio prendo lo strumento tracciato chiuso che già abbiamo visto in altri video tutorial e mi metto a spennellare tranquillamente come più mi pare piace. E voi dite: vabbè, facile Max, selezioni sta cippa di roba che hai spennellato, dopodiché tasto destro, ordina, porta dietro o porta sotto, magari ancora meglio, e lo sposti. Sì, vabbè, ma voi l'avete già capito che io sono pigro, o ve lo devo ripetere in continuazione? Allora, la modalità che Illustrator ci mette a disposizione è quella, per esempio, di dipingere direttamente dietro il nostro simpatico pesciotto. Adesso mi ingrandisco un attimino le dimensioni del pennellozzo così si vede meglio. Come faccio a farlo? Bene, andiamo nella barra degli strumenti, intanto ci chiudiamo questo simpatico pannellino, andiamo nella barra degli strumenti e vedete che in questa posizione ci sono tre pulsantini di cui uno non è ancora attivo, ma lo vedremo. Il primo è corrisponde al comando disegna normale, che è la modalità classica che utilizziamo per disegnare, pittare e fare schifezzerie con il nostro Illustrator. Le schifezzerie naturalmente sono le mie. Mentre il secondo si chiama disegna dietro, e coloro che hanno già smandruzzato, smandruzzano o smandruzzeranno con Flash, qualsiasi versione, in realtà lo troveranno un simpatico accostamento, perché questa è una funzione già presente in diverse versioni del nostro buon Flash. Ecco, attivata questa modalità, io non faccio altro che spennellozzellare e vedete che simpaticamente il mio riempimento, in questo caso un tracciato chiuso, viene riportato in automatico dietro al mio soggetto. Voi dite: sì, però a quel punto io spennellezzolavo, o come accidenti vogliamo definirla l'operazione, e mi facevo comunque il mio spostamento sopra, sotto, a destra, a sinistra. Sì, però questa modalità di pittura abbiamo la possibilità di attivarla con una semplice scorciatoia da tastiera, ossia Shift, il tasto che usate per impostare le maiuscole sulla vostra tastiera, e D. Allora, vedete che cosa succede? C'è questo micro spostamento all'interno della barra degli strumenti, per cui viene attivato o disattivata la funzione di disegno normale o disegno dietro. Quindi io a questo punto, se mi trovo in situazione di disegno normale, pitto e imbratto la mia tela di Illustrator in questa maniera, e poi dovrei fare il consueto disponi dietro. In alternativa Shift D, e mi sposto sulla modalità disegna dietro. Questo mi consente di fare un passaggio ulteriormente più veloce, ma non finisce mica qui, perché come dicevo all'inizio del tutorial,
L'imbarazzo sta nel pittare l'interno della figura, l'interno dell'illustrazione, senza uscire dai cosiddetti margini. Allora io seleziono la mia bella, il mio bel pesciotto, che nell'idea originale doveva essere uno squaletto, poi non so, vabbè, mi sono fatto prendere la mano. Faccio di nuovo il mio bel Shift D e vedete che è comparsa questa delimitazione tratteggiata. Questo consente di, una volta deselezionato il mio oggetto, il mio pesciotto, vado a ripigliarmi il colore che mi ero scelto prima e vado a pittare direttamente all'interno, in maniera assolutamente imprecisa, il mio bel pesciotto. Vedete che in questo momento, grazie a questa nuova funzionalità, l'imbarazzo di non riuscire a stare entro i margini per gli albumini da colorare mi passa in tempo zero. Ecco, questa è una funzione che qualcuno, lo vedo già lì in fondo alla sala, che il secchioncino di turno dice: eh sì, però Max, questa cosa in realtà la risolvevi facendo anche una maschera di ritaglio. Verissimo, però come al solito io continuo a dire che so pigro, quindi per me un passaggio in più significa tempo in più da dedicare a questa cosa. Con un semplice Shift D, coloro che sono molto più bravi ad illustrare, a pittare, a dipingere, a colorare rispetto al sottoscritto, ne troveranno fior fior di giovamento. Ma vediamo che però questa cosa può essere utilizzata anche in un'altra simpatica maniera. Adesso ci spostiamo il nostro bel pesciotto, anzi sai cosa, bel backspace, e lo mettiamo in conservatorio, ossia in cantina. Ci facciamo un simpatico cerchiozzo, il suo riempimento non ci interessa assolutamente, diciamo che facciamo una diamo una simpatica traccia di colore nero e diciamo che vogliamo inserire un'immagine che abbiamo preso dal nostro image bank preferito, in questo caso Fotolia. La inseriamo all'interno della composizione, magari ce la ridimensioniamo in maniera tale che possa stare entro il nostro cerchiozzo, e la incorporiamo. Benissimo, ora voglio fare in modo che l'immagine sia ritagliata esattamente nell'area del mio cerchio, quindi farò di nuovo un bel Shift D, voilà, deseleziono. Seleziono la mia immagine, faccio un bel Command X o Control X se siete su PC, che ripeto nessuno è perfetto. Seleziono nuovamente il mio cerchiozzo e faccio un bel Control V o Command V. A questo punto vedete, tada, il risultato è fighissimo, perché in un nanosecondo, senza fare veramente una maschera di ritaglio e tutti i passaggi relativi, io mi sono inserito, ritagliato un'immagine, anche raster, all'interno di una forma vettoriale. Voi dite: sì, ma la posizione non è esattamente quella che volevo. Benissimo, facciamo un bel doppio clic e a questo punto entriamo in modalità per cui ogni oggetto è isolabile e, come vedete dal pannello qua sopra, e posso spostarmi il mio oggettino all'interno della mia forma vettoriale per dargli la posizione che più mi interessa. Un doppio clic di nuovo sull'area di lavoro e tac, il lavoro è bello che fatto. Beh, ragazzi, che dire, questa è una delle altre nuove funzionalità di Illustrator CS5 che vi consiglio vivissimamente di sperimentare e di smandruzzare a destra e a manca. A questo punto Max non può far altro che augurarvi come al solito pensieri positivi e darvi come di consueto appuntamento al prossimo tutorial.